per ottenere i migliori risultati, secondo te, è meglio lavorare duro o lavorare in modo intelligente? Beh, sembra che la grande maggioranza delle persone a cui faccio questa domanda sbagli clamorosamente risposta. E il motivo è che la domanda è posta in modo fuorviante. Tutto nasce dal fatto che oggi si sta pericolosamente diffondendo un pregiudizio negativo riguardante il lavoro. Tra l'altro un pregiudizio legato indissolubilmente ad alcuni concetti molto sexy da una parte, ma anche molto insidiosi, come il concetto di libertà finanziaria di cui ho parlato in un precedente video. Il concetto di fondo che passa nella società di oggi è questo: il lavoro duro è roba d'altri tempi. Detto in altre parole, se oggi lavori duro, sei poco furbo, perché oggi si può lavorare in modo intelligente e ci sono modelli di business tipo guadagnare con internet che ti permettono di lavorare da casa senza nemmeno dover andare in ufficio. Poi ci sono modelli di business come il network, dove gli altri lavorano, dovrebbero lavorare per te. Poi c'è la borsa, dove i soldi lavorano per te. E poi c'è la vendita, dove sì, è vero che lì lavori tu, ma puoi avere dei moltiplicatori sul tuo tempo veramente difficili da pareggiare in quasi tutti gli altri lavori. Beh, lascia che ti dica come la penso su questo argomento. Nella mia carriera ho avuto modo di conoscere un gran numero di networker di successo, ma anche formatori di successo, e anche gente che lavora da casa con internet di successo, venditori di successo e addirittura trader di successo. E oggi ti posso dire, per esperienza personale, che tutti questi hanno una cosa in comune. E la cosa in comune è che tutti questi lavorano duro. Cioè lavorano più duro degli altri. Vogliono la perfezione in quello che fanno. Per loro il lavoro è il focus principale della giornata. Spesso anche della vita stessa. Poi c'è da dire un'altra cosa. Questi signori hanno realmente scelto modelli di business che hanno un loro perché. Cioè spesso modelli dove dopo i primi anni di duro lavoro i frutti economici sono anche molto elevati, anche se a fronte di un certo grado di rischio, perché anche questo è da tenere sempre presente. Ma di sicuro la loro scelta non è stata tra lavoro duro e lavoro intelligente, come oggi si sente dire in giro. Quindi se anche tu hai scelto lavoro intelligente nella domanda che ti ho fatto prima, beh anche tu sei uno di quelli che ha dato la risposta sbagliata, perché la risposta giusta, la risposta di quelli che ottengono veramente risultati è un'altra, ovvero scegliere sia lavoro duro che lavoro intelligente. Perché se vuoi avere un successo importante, non c'è niente da fare. Servono entrambe le cose. E ti renderai conto ovviamente che questo è tutto un altro paio di maniche come concetto. Perché più che richiamare il concetto di libertà finanziaria come uno se lo immagina, incarna la famosa logica 10 per di cui parla il dottor Fantechi su corsi.it. Ovvero che uno può scegliere di fare un anno 10 per, ovvero un anno nel quale ti fai 10 volte tanto il mazzo rispetto al solito, pensi 10 volte più in grande e fai 10 volte le azioni che avresti fatto normalmente. E allora ci sta che quell'anno, se hai fatto le cose in modo intelligente, ti permetta di rilassarti poi per i prossimi 5 o 10. Ma una cosa è certa, se togli il lavoro duro dall'equazione, il risultato è solo uno, ovvero che qualsiasi modello di business intelligente, almeno quelli leciti e legali, beh, o non funzionerà, o funzionerà solo per breve tempo. Pensaci su. Alla prossima da JL Marshall.